Volevamo sapere come avete vissuto quest'anno passato, 2020, lavorando praticamente poco o niente a causa del Covid-19. Sapete benissimo, quest'anno è stato, diciamo, molto difficile per tutti, c'è stato un crollo verticale di tutto il settore turistico, di tutta la filiera, quindi noi in quanto professionisti, accompagnatori, guide, molto più toccati di tante altre categorie, però siamo fiduciosi di poter ritornare a stare in mezzo ai turisti. Ovviamente ci ha supportato per quanto possibile il governo. Noi come associazione nazionale abbiamo fatto pressione per ottenere quello che alla fine dell'anno siamo riusciti ad ottenere con i vari ristori. Sappiamo che una fetta di professionisti è rimasta fuori, ma stiamo tuttora lavorando per far sì che questa parte di professionisti possa in qualche modo rientrare in una parte dei ristori che sono stati erogati nel 2020. Noi siamo a fianco dei professionisti, stiamo lavorando a fianco del governo in questa situazione molto difficile, non sappiamo quali saranno i prossimi passi vista la situazione attuale, ma siamo sul pezzo proprio per non farci sfuggire nulla. Quello che sarà il 2021 è un bel punto interrogativo. Le aspettative per questo nuovo anno 2021? Beh, diciamo che a vederle molto rose, qualcuno parla di fine estate, ma dovremmo essere molto fortunati se a settembre si potrà vedere qualche cosa. La cosa importante è che ci si faccia trovare pronti. Noi, in attesa di poter tornare a lavorare, come associazione stiamo comunque promuovendo attività di formazione, anzi invito tutti gli associati, perché abbiamo associati qui a Civitavecchia, ovviamente perché siamo nati qui, ma siamo un'associazione nazionale riconosciuta dal Ministero, quindi abbiamo associati in tutta Italia. Quello che si può fare in questo momento è tenersi aggiornati, fare formazione, quello che stanno facendo un po' tutti, anche noi come associazione. A breve pubblicheremo tutte le webinar, tutte le possibili opportunità di formazione per i nostri associati. Quindi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook, a seguire il nostro sito e tornare a rinnovare le iscrizioni, perché noi siamo coi professionisti del turismo e crediamo in una ripartenza. Abbiamo bisogno di un appoggio. Speriamo anche, se ce ne sarà bisogno, da parte dell'amministrazione locale, che sia al nostro fianco, come è già stato fatto per altre categorie.